Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di Agorà 2021 della Diocesi di Termoli-Larino. Un saluto a tutti coloro che ci seguono in diretta, in televisione, su Misericordia Televisione, canale 604 in Molise, 636 in Abruzzo, e anche chi ci segue sui social, la pagina Facebook della nostra Diocesi e il canale YouTube. Un saluto caloroso a tutti i presenti, ovviamente ora in tempo di pandemia parlare di un incontro in presenza speriamo diventerà sempre più frequente, quindi tutti i rappresentanti della nostra curia, del consiglio pastorale diocesano e delle varie realtà della chiesa locale che sono rappresentate qui grazie al vostro intervento. Un incontro, ricordiamo, aperto a tutti e fortemente voluto dal nostro vescovo Gianfranco De Luca, del quale io porto i suoi calorosi saluti. Questa è la serata del martedì, è la seconda serata del martedì che vede quest'anno come tema il tema dell'Agorà della Diocesi, germogli di creatività. Abbiamo pensato insieme a tutta la segreteria generale di proporre un duplice canale di eventi, quelli del martedì come vi dicevo rivolti più come incontri ad intra, quindi alle varie espressioni, realtà diocesane, ecclesiali, associazioni, la consulta dei laici, tutti coloro che in qualche modo partecipano alle varie attività. E poi gli incontri del venerdì che invece sono rivolti un po' all'esterno, anche a coloro che non praticano tutti i giorni le varie attività, le varie realtà della nostra diocesi. In più il giovedì, anche questo giovedì, ci sarà cattedrale sotto le stelle con un concerto di musica sacra, e una visita guidata a cura dell'associazione Pietrangolare Molise Wow e la commissione musica sacra della nostra diocesi. Sono dei vari momenti che ricordo ogni volta inizio di serata per coinvolgere sempre più persone in questo percorso avviato da diversi anni qui a Termoli, ma ovviamente rivolto all'intero territorio. Secondo appuntamento, vi dicevo, siamo partiti la scorsa settimana con la professoressa Concetta Bonfante, abbiamo approfondito insieme nel corso di un incontro davvero molto intenso e significativo il tema della spiritualità di comunione. Ora, seguendo sempre questo percorso, pensare al femminile, questa sera avremo una gradita ospite che continuerà, si riallaccerà a questo percorso ideale, è la professoressa Giulia Paola Di Nicola, che invito a salire qui sul palco e la accogliamo con un caloroso applauso. Ci sono state più prove per questa salita, professoressa, questa volta è quella ufficiale, così rompiamo un po' il ghiaccio. Buonasera professoressa, la professoressa Giulia Paola Di Nicola è saggista, filosofa, sociologa, tante ricerche, tanti approfondimenti, contributi di riflessione dedicati alle donne in vari aspetti. Di recente è stato pubblicato un libro, Ben più che Madonna, con sottotitolo Rivoluzione incompiuta, un contributo di approfondimento frutto di un lungo lavoro di ricerca in cui la professoressa ha voluto un po', come dire, andare oltre la devozione, no? E i canoni tradizionali, ma portare un po' la riflessione su qualcosa di nuovo, di innovativo, una vera e propria, come ha scritto anche, come ha voluto scrivere il sottotitolo, rivoluzione su questa figura. Prima di partire proprio con la sua relazione, il suo intervento, ricordo gli step di questa serata, questa volta c'è una novità, è quella di prendere nota, chi vorrà ovviamente, al termine proprio della sua relazione, ogni gruppo potrà esprimere con una o due parole chiave ciò che diciamo accolto nell'intervento della professoressa. A seguire ci sarà un gustoso e assortito aperitivo cenato. Al termine dell'aperitivo riprenderemo qui la parola con le domande da parte dei presenti che, come abbiamo fatto anche l'altra volta, io girerò tra i tavoli e quindi la professoressa resterà a disposizione per tutte le considerazioni, le domande e quindi gli interventi che ci saranno. Per ora ho finito, prendo anch'io posto ufficialmente e
passo la parola alla professoressa Giulia Paola Di Nicola e ascoltiamo il suo intervento che ha come titolo Profilo Mariano. Dovevo ricordarmi. Ho provato a fare tutto a braccio, sono riuscito al 90%. Il profilo Mariano della Chiesa, Maria Donna del Lui, prego. Sì, in realtà è il titolo che mi hanno dato proprio loro, quindi io ho cercato di starci dentro. Vi dico che forse mi hanno chiamato proprio per il fatto che avevo fatto questo libro, che mi ha dato una grande gioia di farlo, e è venuto fuori dal Covid, praticamente senza questo problema che abbiamo avuto tutti, di questo virus, non avrei avuto il tempo di lavorare e gustarmi il lavoro su Maria. E l'ho fatto perché tempo fa, una ventina d'anni fa, mi avevano chiesto i mariologi proprio degli articoli su Maria, e allora anche con l'aiuto di Attilio che mi ha detto: ma perché non riprendi quegli articoli? E li ho sviluppati. Ecco, qualcuna delle riflessioni, perché abbiamo un tempo molto limitato, io ve la consegno, sono cose che magari già conoscete, ma sempre in questo campo si colgono sempre cose vecchie e cose nuove. Riguardo alla rivoluzione che diceva Fabrizio prima, la rivoluzione si riferisce a Maria, ovviamente, non a me, cioè la rivoluzione che lei ha iniziato è incompiuta, nel senso che non possiamo dire che tutto quello che lei ha visto, che le è stato promesso, si è realizzato, e quindi è la storia che ci farà step by step per andare avanti. Ecco, quindi parlare di Maria è molto difficile, è un azzardo, chi lo fa come me rischia, soprattutto nel caso mio che sono sociologa, ho insegnato sociologia, insegno ancora, se lo sa bene, Don Marcello che è il preside al seminario, quindi io faccio sociologia. Però devo dire che se uno ha la fede è in qualche modo naturali ter, è vero, teologo, nel senso che non può accontentarsi di dati, processi in modo freddo nello studio sociologico, ma vuole andare in profondità, vuole andare a livello antropologico e teologico che lo può soddisfare, altrimenti rimane arido su questi numeretti. Ecco, allora mi sono posta tante domande, qualcuna ve la dico. Che senso ha un umanesimo mariano e una ecclesiologia mariana del noi, come mi hanno chiesto? Umanesimo mariano era già prima il titolo che avevo pensato per questo libro. Poi ho visto che c'è stato un gesuita, mi pare sia gesuita, che ha fatto un libro o un articolo Umanesimo mariano, allora l'ho cambiato. Si può liberare Maria da contaminazioni distorsive, razionaliste, devozioniste, androcentriche? Qui torniamo sul pensare femminile. Sicuramente c'è tanto androcentrismo misto nel cristocentrismo, ve la butto così, poi ognuno fa le sue riflessioni. Si può tentare di ricomporre il livello celeste, cioè Maria Regina, e quello terreno, spesso identificato purtroppo con una femminilità servile, pia, sciatta, la donna cattolica tradizionale, ha sempre un che abbastanza sciatto. Può essere Maria ancora propulsiva della liberazione che lei stessa ha annunciato col Magnificat, che è appunto incompiuta? E poi, in che modo possiamo dare concretezza a ciò che i papi vanno dicendo in quest'ultimo periodo, cioè che Maria è più degli apostoli, che è una bellissima frase, ma non si capisce in che modo questa cosa possa concretizzarsi, credo che debba essere in qualche modo sviluppata, ripresa, insomma. Insomma, in questo campo mi pare importante evitare sia l'idolatria della inamovibilità della tradizione, sia l'idolatria del mutamento ad ogni costo. Quindi ecco, come dicevo prima, cose vecchie e cose nuove. Il primo punto che avevo messo era relazione e reciprocità. Cioè mi pare che con Maria siamo in una antropologia relazionale che è un'antropologia che va oltre l'umanesimo classico, oltre quello vitruviano rinascimentale e anche quello personalista, nel senso che mi pare orientato alla reciprocità, cioè un amore circolare che viene ricevuto, assorbito, diciamo accolto e restituito. È questa circolarità che fa la reciprocità, quello che Dante esprime con amor che nulla amato, amato perdona.
Ecco, ci vuole sempre qualcuno che accenda questo amore, non basta avvicinare l'io, il tu e il noi, bisogna suscitare una circolarità, una risposta ed evitare quelle ambiguità dell'amore che si confondono col sentimentalismo, con la passione o anche con una specie di paternalismo. È vero, vi cito una frase di Simone Weil che mi è piaciuta: l'elemosina, quando non è soprannaturale, assomiglia a un'operazione di acquisto. Con essa si compra lo sventurato. Una cosa è l'amore, un'altra cosa è dall'alto, è vero, un po' alla maniera anche di D'Annunzio, quel che ho donato, eccetera. Con Maria tutti siamo in debito d'amore, perché lei è stata amata. E così ognuno di noi amo perché sono stato amato. Amo. Lei è l'amata per eccellenza. Questo è il punto fondamentale. Lei è l'amata per eccellenza. Quindi nessun essere umano. Sì, ecco, nessuna donna è stata amata come lei, ha visto fare cose grandi, è stata amata come sposa del padre che ha avuto con lei un figlio, è vero, e è stata proclamata regina del cielo e della terra. Ecco, su questo punto mi pare che sia da tenere in maggior conto, rispetto a quello che io ho sentito sempre, la dichiarazione d'amore. Cioè Dio prima di tutto, prima della questione del figlio, fa una dichiarazione d'amore. Rallegrati il Signore con te tramite l'angelo. E la successione delle frasi è indicativa. Elisabetta dirà pure di nuovo benedetta fra le donne, è vero che con Luca sappiamo tutte queste cose. Cioè, volevo sottolineare, prima viene l'amore e poi il figlio, perché altrimenti noi pensiamo a un disegno strumentale di Dio sulla testa di Maria, come dire, Dio ha usato Maria perché in funzione della salvezza aveva bisogno di un figlio, di generare un figlio incarnandolo. E quindi questo è quello che noi chiamiamo funzione riproduttiva della donna, quindi donna come funziona. Funzione e non come persona. Questa cosa è importante soprattutto per le tante donne che sono state pensate e vissute in funzione della riproduzione, pensate a quelle che sono state abbandonate perché sterili. In questo momento mi viene in mente Reza Paleri, qualcuno di voi si ricorderà di Soraya, è vero? Cioè non c'hai figli, non vai. Il primo punto quindi è questo: l'amore, dopo viene il figlio, è perché Dio ama Maria e lei tutti noi, che genera con lei un figlio. Una chiesa mariana suppone la capacità di tessere l'unità, è una particolare caratteristica legata alle donne, quella della tessitura, se non altro ci ricordiamo di Penelope, è vero, tessere l'unità, però anche l'unità è una parola come l'amore da disambiguare, oggi si dice disambiguare col computer, no? Perché facilmente l'unità slitta nell'intolleranza, nel potere di chi è a capo che punisce quelli che non sono in linea con quella unità. Ecco, basti pensare alla testata comunista italiana che si chiama appunto l'Unità, ma anche il cristianesimo ha tanti peccati in questo senso, tante conversioni indotte se non forzate, genocidi, violenze contro eretici, pagani, eccetera. E poi anche oggi nei vari movimenti, nella Chiesa in genere, questo uniformismo che è una pretesa dei vertici o delle istituzioni, delle associazioni, dei gruppi, di livellare, è vero, di avere tutti che convergano allo stesso modo, mentre sappiamo bene che Dio è plurale e quindi la pluralità gli si confà bene e del resto la crea. Ecco, l'equilibrio tra rispetto delle differenze e unità è un equilibrio sempre instabile, precario, che si deve ritessere continuamente, perché o si cade nell'idolatria dell'io, quindi il narcisismo, l'egocentrismo, oppure nell'idolatria del noi, quando l'io
viene asservito. Pensiamo alla sindrome di Stoccolma, a quel libro di Norton che dice le donne che amano troppo, anche nei femminicidi, questo lo vediamo, cioè, ma può essere anche da parte maschile lo stesso, quando per esempio certi mariti che amano in un modo, quindi quando l'io si fa servo del tu. E poi l'equilibrio ha bisogno anche del noi, che se diventa sottomissione a noi, diventa sottomissione all'impersonale, che è l'istituzione, i gruppi, i movimenti, persino per certi aspetti la Chiesa. E io vi dico delle cose, poi voi magari tornandoci su mi chiederete, perché io non posso approfondire quello che dico. Parlando sempre di reciprocità, io ho studiato la reciprocità da quando ho cominciato a fare sociologia, e i sociologi cattolici mi dicevano che non era un termine cattolico perché sapeva di scambio mercantile. Ecco, io volevo dire che non è bene contrapporre troppo lo scambio e il dono, perché lo scambio è importantissimo, l'equilibrio dello scambio ci difende dalle ingiustizie e quindi previene tutti i conflitti che si possono causare, perché non c'è vero equilibrio tra l'io e il tu, tra quello che noi diamo e quello che riceviamo. Quindi è anche a che fare con la nostra saggezza, sapere che possiamo dare tanto e non di più, perché altrimenti perdiamo il nostro equilibrio. Concretamente ci sono delle famiglie, per esempio, che dicono io vorrei adottare i bambini, ho visto quello, bambini, e poi non hanno la forza e la capacità. Allora, l'equilibrio dello scambio non è soltanto dote des, ma è una certa saggezza, e nello stesso tempo si è diffusa una diffidenza verso il buonismo, atti cioè inficiati di sentimentalismo, di pauperismo di noi nel mondo cattolico, di vittimismo, che spesso manifestano delle malattie della psiche, qualche volta il delirio religioso, e comunque sono carichi di effetti perversi. Ecco, secondo me questo non ha a che fare con Maria come la vogliamo pensare, come ci è stata schizzata nel tempo. Quindi meglio non contrapporre il dono allo scambio. Tutti e due sono importanti, il dono rigenera lo scambio, perché sennò davvero è solo dont des, e l'equilibrio dello scambio garantisce l'equità. Ancora un punto sulla reciprocità, sul noi quindi mariano, l'accettazione dell'imperfezione. Una reciprocità che si volesse perfetta sarebbe disumana, antiumana e quindi disumana. La reciprocità deve restare una molla che spinge i rapporti a migliorarsi, ma che non li farà mai del tutto pacificati. Evoca non un'uguaglianza piatta, ma quella che nasce dal comune riconoscimento della fragilità. Siamo tutti fragili, tutti peccatori, tutti a turno chiediamo e otteniamo, nessuno è tanto ricco da non aver bisogno. Insegniamo e apprendiamo, parliamo e ascoltiamo, siamo attivi e passivi, siamo vittime e talvolta anche carnefici quando facciamo del male agli altri. E quindi tutto questo ha a che fare con una logica, diciamo, della dimensione ludica e quella etica della sollecitudine e quella cristiana del perdono. Tra le caratteristiche di Maria, del noi mariano, c'è il servizio, ed è molto evidente a Cana, ma anche nella Visitazione, Maria che si dispone ad aiutare, eccetera, eccetera. Maria si definisce serva, facendo proprio l'appellativo onorifico dei grandi della Bibbia, vero? Essere servi era un appellativo onorifico, lei lo ripeterà nel Magnifica, guardato l'umiltà della sua serva. Tuttavia, tutto il mondo femminile, femminista, ha rifiutato questo appellativo. E sentiamola de Beauvoir, Simone de Beauvoir, quindi il libro è Il secondo sesso. Scrive: per la prima volta nella storia dell'umanità la madre si inginocchia di fronte al figlio, riconoscendo liberamente la propria inferiorità. Nell'ottica femminista il culto di Maria conferma la vittoria del maschio, in quanto serva la donna ha diritto alla più splendida apoteosi, e poiché in quanto madre fu ridotta a serva, in quanto madre sarà amata e venerata. Chiuse le virgolette. Questa concezione si modifica soltanto se la applichiamo anche a Gesù. Anche a Gesù è servo, cioè anche Dio si fa servo, cioè il servo è chi ama.
cioè il servizio inerisce a Dio, anche a Dio dentro la Trinità, diciamo così. Gesù infatti è il servo di Yahweh e non è solo perché lo dice, a me piace ricordare quando si mette a cucinare per i suoi amici, stanchi da una notte di pesca, vero, sul lago di Tiberiade, è vero, quante volte forse l'aveva visto fare a sua madre, sono gesti molto femminili che lui ripete, quando dice il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna, cioè, è chiaro che è un'allusione a un'esperienza vissuta, soprattutto il servizio lo dice e lo fa lavando i piedi, e questo è il gesto femminile che la donna peccatrice aveva fatto verso di lui, quindi lui fa lo stesso gesto di questa donna, e di fronte a questo gesto noi sappiamo che gli apostoli non capiscono, è troppo per loro, ma diciamo che anche oggi tanto spesso questo gesto è solo un rito. Spero che non sia sempre così, non lo è, cioè per tante persone non lo è, ma spesso è un rito. In ogni caso, quando diciamo serva di Maria, mi pare che si giochi un po' sull'ambiguità semantica, nel senso che la gente lo confonde, anche perché l'ermeneutica di Genesi, cioè la donna come aiuto, fa pensare che la donna sia a servizio, sia stata creata per, in funzione di... E quindi qui bisognerebbe stare più attenti, secondo me se Maria dice serva del Signore, ok, a suo onore e a onore della tradizione di tutti i grandi appunto che si sono dichiarati tali e di Gesù stesso, ma se noi la chiamiamo serva, specie in epoca in cui si risveglia il segnamento femminile, io la chiamerei regina come l'hanno chiamata in tanti, la chiamano ancora. E che è più adatto a noi per lei, perché non confonde queste cose. Ancora, Maria non offre i sacrifici tradizionali, non del Tempio, i riti, secondo come si facevano i sacerdoti. E lei ha già donato tutto se stessa e quindi, come dice Paolo, vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. E questo lei l'ha già fatto. Ma Maria era una laica, non si differenziava dal popolo, ma in questo anche è lo stesso di Gesù. Loro sono madre e figlio, condividono tante cose, chissà quante cose in quei 30 anni si sono dette che noi non sappiamo. Ecco, Gesù si presenta come un laico, intanto non era un sacerdote per la discendenza della tribù dei Leviti, perché surclassava quel ruolo, non indossava dei paludamenti sacri, aveva una tunica, come sappiamo, tutta di un pezzo, probabilmente era stata tessuta dalla madre e comunque era di pregio perché se la giocarono a sorte, come sappiamo. Non ci risulta che compisse nel santuario dei riti speciali, anzi, una frase che mi ha sottolineato Ignazio Silone, si allontanò dal Tempio quando i giudei raccolsero le pietre e Giovanni dice Gesù si nascose e uscì dal Tempio, uscì, quindi più per le strade, più per predicare la buona novella a tutti. Sappiamo che del resto i rappresentanti delle istituzioni si irritavano con lui, tanto più che aveva definito il Tempio un covo di ladri. Perciò nella lettera agli ebrei si legge persino se Gesù fosse sulla terra egli non sarebbe neppure un sacerdote, ma non lo dico a sminuire i sacerdoti, ma lo dico a aiutare a comprendere Maria, è quello che dice appunto il Papa, che è più di, che significa. Ancora, Maria getta ponti continuamente, abbiamo detto tessere, ma il suo noi non è il noi tra di noi, l'abbraccio nu del gruppo che si riconosce, va a cena insieme, cosa ottima, fa amicizia, ma allarga sempre le tende, guarda sempre oltre, agli eterodossi, ai peccatori, ai lontani, tutti per lei sono attesi da Dio, sto alla porta e busso. E questa universalità nasce dal non giudicare, anche qui Gesù dice non giudicate per non essere giudicati, ma quello che mi ha colpito è quando in Giovanni si trova io non giudico nessuno, è paradossale perché noi abbiamo per esempio Michelangelo con la mano alzata, sappiamo tutti che Gesù si presenterà come giudice, ma bisogna capirle poi, io ho cercato di approfondirlo in questo senso, mi ha aiutato anche qui Simone Weil, il giudizio divino sembra conformarsi alla verità
Cristo è verità, quindi le cose al suo confronto non è che lui le giudica, si misurano da sole. E Simone dice: come gli oggetti si pesano da soli nell'acqua. Ecco, così hanno dette tante, o regina degli apostoli. Abbiamo perso il gusto per i discorsi. Non abbiamo più altari se non i vostri. Non sappiamo nient'altro che una preghiera semplice. Ciò che dappertutto, altrove, sarebbe un duro sforzo, qui non è che semplicità e quiete. Ecco, citato Charles Péguy, ma tanti potrebbero essere citati. Non so a che punto sono, perché mi hanno dato 30 minuti, quindi non ho portato l'orologio. 21, vabbè. Allora, l'altro punto si chiama comunicazione delle anime e si appunta su questo noi, diciamo così, che è tra Maria ed Elisabetta. E questo noi mi pare essere la prima Domus Ecclesiae, con Giovannino e Cristo in mezzo a loro. Nella grande semplicità c'è questo vertice segreto, il Gota, prescelto da Dio per fare festa alla seconda persona della Trinità. È qui che unisce, che comincia l'avventura dei fedeli riuniti nel suo nome, primizia di quel regno che 30 anni dopo sarà predicato a tutti. La comunione delle anime tra Maria ed Elisabetta è il luogo idoneo dove 2 o 3 vero, sono radunati. E le tradizioni, ma se vorrà custodire il succo del Vangelo, dovrà conservare lo stupore, la semplicità della visitazione, quando il piccolo Gesù godeva della sua famiglia di fede, d'amore e di sangue. Elisabetta è la persona giusta, quella con cui Maria può parlare, io credo, non so con chi, non sappiamo, perché i Vangeli non ce lo dicono se ha parlato prima con altri, ma certamente ci dice che lì ha parlato, lì ha cantato il Magnificat, evidentemente sapeva che poteva farlo. La domanda è: ci sarebbero stati altri in Israele disposti ad accogliere allo stesso modo Maria? Come fa Elisabetta, che appena la vede, senza che nessuno gli dice niente, non ha bisogno di spiegazioni, sa, è ispirata. Maria, tutte le vocazioni si ritrovano, vero? Madre, vergine, eccetera. Quindi in lei tutto è amore ed è armonico. Lei, queste vocazioni sono frutto di un consenso, e questo è un altro punto fondamentale nella storia della Chiesa da una parte, ma del femminismo dall'altra parte, perché questa donna, chi prima di Maria dava il consenso? Non solo al matrimonio, ma soprattutto alla maternità, ma anche oggi la gran parte delle maternità del mondo non nascono da un consenso, nascono perché nascono, nessuno lo sa, o peggio, nascono dalle violenze. Nascono da qualche marito ubriaco, specialmente se andiamo nel terzo mondo, dove noi siamo una parte minima del mondo. E quindi ecco, a lei è stato chiesto il consenso. Dio aspetta, Dio l'Onnipotente aspetta, è vero, c'è quella descrizione di San Bernardo bellissima, è vero, tutto il mondo è lì in attesa. Ecco, non posso dilungarmi su questo, che, ma il matrimonio è stato spesso combinato, c'è stata la dote, la figlia veniva data, si trova anche nella Bibbia tante espressioni di questo genere, dava la figlia, Mica per esempio viene data, e il matrimonio era lascia passare per la sessualità, in pratica il marito in certo modo possedeva il corpo della moglie, era così, e c'era anche la, come si chiama, aspettate che non mi ricordo in questo momento. E le prove di Maria sono state tante, ecco, Dio l'ha amata in quel modo e l'ha rispettata in quel modo, ma nella vita, gravidanza, etichettamento come ragazza madre, incomprensione dei paesani, e non si dice spesso perché si vuole bene a Giuseppe, io anche me ne voglio tantissimo, però incomprensione anche di Giuseppe, cioè in quel momento lei ha visto che Giuseppe dubita in qualche modo e quindi rompe il fidanzamento. E non viene lapidata, d'accordo, ma non mi pare che si possa dire beh, non viene lapidata, è tutto contenta, perché comunque si rompe un fidanzamento, viene rimandata. Ecco, quindi questa incomprensione per lei, che dopo si ricompone quando Dio li ricompone, è vero, però c'è stata.
E poi l'esperienza della migrazione in Egitto, è vero, e il rifiuto di suo figlio, che lei sa chi è, che viene giudicato pazzo, di suo figlio che gli è stato annunciato come un grande re, eccetera, la stirpe di Davide, e invece viene giudicato anche dai parenti, a tutti un pazzo, e poi la crocifissione e tutto questo. Come donna in una società teocratica, questo bisognerebbe un pochino studiarlo, io l'ho descritto bene, ma era una tragedia delle donne nella società, insomma i diritti che avevano erano zero, e Maria era questo, e viveva sottoposta a questo, non ce lo dicono mai, ma è così, è così. In pubblico indossava il velo, non poteva rivolgere la parola a un uomo, testimoniare nei processi, assumere leadership, leggere la Torah, doveva obbedienza al marito, ripudio e la lapidazione in casi di infedeltà, si concordava la dote, eccetera. Qui bisognerebbe domandarsi quale dote poteva compensare Gioacchino e Anna per una figlia del genere, non lo so. Comunque Maria sottostà a una cultura androcentrica. Questo è un dato, approfonditelo come vi pare, pensate al Levitico, quando una donna rimane incinta, adesso non voglio leggere perché perdo troppo tempo, ecco, ho finito il mio tempo, ma se partorisce una bambina è impura per 2 settimane, mentre se partorisce un maschio per una, questa era la mentalità. E questo dobbiamo sapere, Maria è nata in questo ambiente, non è che la Bibbia è un popolo antico e grezzo che Dio cerca di portare avanti, quindi una cultura androcentrica. Ma lei, direi anche qui, abbiniamolo a Gesù, è la stessa cosa, Gesù si sottomette diciamo al battesimo di Giovanni e usa l'espressione lascia fare, quanto è bella questa espressione, lascia fare, si trova 2 volte, è vero, in Matteo, e poi nella tassa per il Tempio, e segue anche lì un doppio binario, diciamo trasgressione e tradizione, invitando alla prudenza, cioè non scandalizziamo, lascia fare. Quindi rapporti di giustizia che dovranno trionfare, che vanno costruiti possibilmente, il più possibile senza rompere, ma che sono infieri. Certo, costruire il mondo nuovo non lo si fa cooperando ai saldi. Maria è la donna partoriente, ci insegna che siamo tutti nel travaglio, tutti diciamo che dobbiamo partorire. Che abbiamo un figlio o no, dobbiamo partorire questo mondo nuovo annunciato e quindi assumere il codice femminile materno. Di San Paolo lo sapete, non posso leggere, i parti in dolore comunque sono una mistificazione. San Paolo l'ha sofferto, figli miei, continuo a soffrire le doglie, eccetera. E va bene. Anche Gesù, quando allude al parto, non fa una descrizione commovente della donna, ma allude a ogni vita e anche alla sua vita, perché anche lui partorisce la Chiesa e continua a partorirla, è vero, ma continua a partorirla. Quindi maternità come codice di vita. Non mi posso soffermare, parto quindi come simbolo della vita nuova. E soltanto un'ultima cosa, Maria, non si sente? L'ultima cosa, Maria è il vuoto di Dio. Oggi poche persone vogliono sentire parlare di Dio, le chiese anche dopo questa pandemia si sono vuotate di più, a noi pare così, faremo poi le giuste ricerche, ma insomma... Però questo fatto libera la fede da tutto ciò che non è Dio, anche se ne porta il nome, libera dal potere, dal prestigio, dal credere che siamo vincitori su tutto, dalle risorse, eccetera, dall'attitudine a fare l'anatema sit di quelli che sbagliano. E qui ho trovato questo passaggio di Hemerle che è andato a Santa Sofia di Istanbul con un gruppo di preti, con questo concludo, con un gruppo di vescovi, scusate, sapete che è stata trasformata in museo questa chiesa bellissima, antichissima, e poi aperta al culto islamico. E lui scrive: restammo colpiti da questo edificio imponente, poiché vi potevamo percepire in maniera tangibile una presenza enorme della storia della Chiesa. Nei grandi cunei della cupola vedevamo enormi le scritte tratte dal Corano. Davanti a noi erano posti alcuni cartelli che dicevano: vietato pregare. L'assenza di religione in quello che una volta era un luogo sacro era terribile. Ma all'improvviso là, sopra la cupola, scintillava dolcemente, senza farsi notare, un antico mosaico,
Maria che offre suo figlio. Lì ho capito chiaramente, sì, questa è la Chiesa, esserci semplicemente, a partire da se stessi, generare Dio, quel Dio che appare assente. La parola Theotokos acquistò per me improvvisamente un suono completamente nuovo. Capii che non possiamo organizzare la fede nel mondo se nessuno vuole più sentire parlare di Dio. Non possiamo batterci con la forza e dire guai a voi. Anche noi possiamo esserci semplicemente e portare la luce. Ho così compreso non solo il nostro compito odierno nella Chiesa, ma anche come la Chiesa sussista nella figura di Maria e come Maria sussista nella figura della Chiesa, come entrambe le figure e le realtà siano una cosa sola. Grazie dell'attenzione. Ringraziamo la professoressa Di Nicola per il suo intervento ricco di spunti di riflessione. Per tenere alta la curva dell'attenzione, io passo velocemente tra i tavoli, come abbiamo detto all'inizio, per cogliere queste parole chiave che avete pensato gruppo per gruppo, chi vuole, e poi potremmo continuare per l'aperitivo. Ricordo che al termine dell'aperitivo invece ci sarà proprio il vero e proprio dibattito con la professoressa. Arrivo subito, quindi è tempo di raggiungere i tavoli. Grazie ancora, un applauso. Zona Curia per una parola chiave, volete? Don Michele. Serva Regina. Prego, se c'è. Liberare Maria, tessere l'unità. Vocazione. Nessuno è stato amato come lei, ma lei è stata anche una donna che ha sofferto. Maria serva, la disponibilità di Maria, cambio e dono, non strumento di Dio e non funzione produttiva, prescelta, Maria è il vuoto di Dio. Maria è il volto di Dio. Prego. Maria partoriente. Maria che si definisce serva. Concludiamo con Attilio, marito della professoressa. Rivoluzione incompiuta. Bene, questo richiama anche il titolo del libro della professoressa Di Nicola, che ringraziamo ancora con un applauso. Teniamo a cuore queste parole, questi piccoli, diciamo, spunti di riflessione, per poi riprendere con il dibattito vero e proprio tra appena termineremo l'aperitivo cenato. Quindi invito ora a raggiungere la sala e noi continueremo la diretta con un sottofondo, un intermezzo musicale. Grazie ancora. Prendo il mio giro, quindi magari alzi la mano chi vuole intervenire,
se c'è qualche considerazione. Don Michele, vogliamo riprendere da te? Ok, bene, quindi mi avvicino. Intervento? Oh, stasera siete più timorosi rispetto alla prima, se possiamo anche riprendere la parola chiave. Prego, prego. Allora, in che senso rivoluzione incompiuta di Maria? Prego, professoressa. Ok, grazie. Beh, rivoluzione è il Magnificat, cioè quando Maria canta il Magnificat, che tra l'altro riprende dal popolo, insomma, ebraico, c'erano già queste frasi, ma comunque lei con questo canto che fa proprio e guarda a un futuro che è una, l'hanno chiamata la Marsigliese, alcuni autori l'hanno chiamata la Marsigliese, cioè questo canto di liberazione che è anche politico e sociale, perché i ricchi vanno a mani vuote, i poveri vengono riempiti, quindi rivoluzione significa che nel Cristo ciò che per noi conta, importante, cambia completamente. Il mondo, che il regno che viene a portare sulla terra non è di questo mondo. Quindi il re non sono una specie di creonte potente, ma è un servitore, eccetera, eccetera. Incompiuta, forse è proprio su questo che la sua domanda si puntava di più. Incompiuta perché possiamo dire che è realizzato, come possiamo dire? Dunque, io ho posto molto l'accento sulla questione femminile perché oltretutto a me interessa in modo particolare, l'ho sempre studiata, ma anche era il tema che mi era stato dato, quindi possiamo dire che è realizzato, non lo so, i femminicidi che ci sono, le violenze, e poi questo parliamo del mondo occidentale, ma se guardiamo un po' più alla larga, insomma, la condizione femminile, le mutilazioni genitali, le donne ancora vendute, vero, in cambio di una vacca, di che, cioè cose del genere sono reali, non sono dei sogni, quindi incompiuta è sicuramente una rivelazione che adesso ha bisogno anche di noi, ognuno di noi secondo quello che sa e può fare, colmare tutte le ingiustizie che nascono dal peccato, sia le ingiustizie nelle relazioni interpersonali, sia le strutture di peccato che si consolidano e ci bloccano. Quindi questo voleva dire. Grazie professoressa. Stavamo un po' riflettendo, io incoronata qui, perché nella gerarchia ecclesiastica il profilo mariano, cioè pensando ai vescovi, ai sacerdoti, questa figura non c'è, insomma, anzi alle donne viene vietato anche diventare sacerdoti, insomma il problema è molto molto ampio. Perché non possiamo avere una rappresentanza anche femminile nella gerarchia ecclesiastica? Anche se noi pensiamo la Madonna Maria nel Cenacolo, lei è a capo del Cenacolo. Sono domande assolutamente legittime. Una volta sentii un sacerdote che rispondeva a una donna che diceva: questa è sbagliata la domanda, diceva, perché non sapeva cosa dire, è sbagliata la domanda. Vabbè, è una domanda giusta, è una realtà che io ho cercato anche, sia pure in modo sfumato, di presentare come problema. Allora, dice, perché? Innanzitutto diciamo che i papi stanno seguendo un doppio binario da Paolo VI in poi, e continuano a dire no al sacerdozio sulla base della tradizione, e soprattutto della tradizione, che è proprio un no preciso nella scrittura, non si trova, anzi si trova, non c'è maschio e femmina, no, San Paolo, eccetera, ma dall'altra parte cercare di aprire sul piano della responsabilità, del potere, della condivisione, della gestione. Io non so se questa strada porterà dove si vuole andare, ognuno dia la sua risposta. Io credo che sia abbastanza chiusa, a meno che non si ripensi tutto il senso del sacerdozio, ma attualmente mi sembra una strada molto chiusa. Le ragioni, il perché,
Io ti devo dire il perché che dicono loro, cioè che dice la dottrina, e si basa, dice Gesù non l'ha fatto, e questo è ovvio, Maria non l'ha fatto, Gesù non l'ha fatto, potremmo anche dire ci sono tantissime cose che Gesù non ha fatto che oggi si fanno, eccetera, non lo sappiamo, insomma, però questo è un punto. Altre ragioni erano un po' più difficili ancora da capire, tipo un certo prestigio legato alla maschilità, insomma, io non lo so. Comunque mi sembra saggio, quando c'è una tradizione in un certo modo, darsi tempo, vedere come, cercare di non rompere, perché ci sono anche per esempio delle ragioni ecumeniche molto importanti, cioè per esempio gli ortodossi, non so in che modo prenderebbero i cambiamenti sulla questione femminile, mentre i protestanti magari, gli anglicani sì, ma gli altri no. Quindi se ci mettiamo idealmente nei panni di un papa che deve tenere unita la Chiesa, e le ragioni sono tantissime. Personalmente io credo che uno che sceglie la fede cristiana a un certo punto sceglie anche l'unità, quindi al di là di quello che penso, che non sono io a decidere queste cose, cioè se decido di seguire questa strada, ma questo vale per tutti, perché se uno sta in una qualunque istituzione, in un qualunque gruppo, non è che gli piace tutto, qualcosa non gli piace, o se ne va o ci sta e accetta e porta avanti quello che può. Io con il libro, con questa sera, cerco di portare avanti quello che penso io, però poi a un certo punto c'è qualcuno che in questo momento storico ha questa responsabilità e decide il da farsi. Quindi ci sono ragioni ecumeniche, ci sono ragioni, per esempio un papa, secondo quello che ti può sembrare, diciamo, fattibile e giusto, si metterebbe immediatamente a dire il contrario del papa precedente? È difficile perché è anche una questione di rispetto, di tradizione, di amore. E quello che però sta cercando di fare, e stanno cercando di fare, soprattutto questo Papa qui, è quello appunto di aprire l'aspetto. Ogni tanto, avete notato, nomina una donna in un dicastero, dà un qualche potere di gestione, diciamo. Quindi sul piano del potere io credo che lui abbia, da quello che ho capito io, molto chiaro che deve rompere il tetto di cristallo. Poi, per esempio, ha dato la possibilità di leggere. Voi pensate che neanche il Vangelo in chiesa potevamo leggere? Quindi anche qui c'è stato quello che appunto viene chiamato il tetto di cristallo, che è tutta la parte giuridica della chiesa, eccetera. Se poi vogliamo andare sul piano sociologico, sappiamo che tutte le volte che un fenomeno che nasce prende una struttura, si cristallizza, diventa più maschile. Si capisce? Tutte le volte invece che c'è l'aspetto esplosivo più innovativo, carismatico e dal basso è più femminile. Questa distinzione si trova chiaramente in Hegel, nella fenomenologia dello spirito, dove fa la contrapposizione tra il maschile e il femminile e attraverso Creonte e Antigone, grazie, ne sa qualcosa. Creonte e Antigone, quindi Creonte è la legalità, lui dice lì si vede lo scontro del mondo antico tra il maschile e il femminile e la sconfitta del femminile, dice Hegel. E poi bisognerebbe continuare il discorso più bello, però ecco, lui la vede così, l'istituzione, la legge è Creonte, il mondo maschile, e la famiglia, la religione, gli affetti, l'aldilà sono il mondo femminile e lì in Antigone questo scontro è evidentissimo. Hegel lo riprende da Sofocle e lo tratta come un cambiamento nella storia del mondo che ha fatto prevalere. Quindi ho detto questo per dire che anche nella Chiesa, nella misura in cui l'aspetto strutturale diviene importante, si rafforza anche di più quell'altro aspetto. Ma non so, per il resto, guarda, meglio non parlarne, non sappiamo che dire. Avere delle speranze, delle idee personali e soprattutto, secondo me, le cose guardando ai fermenti del mondo contemporaneo, quindi non a me né a lei, ma a quello che si muove. Noi abbiamo viaggiato tanto nel nord Europa, le cose dovranno cambiare. È assolutamente necessario per stare al passo con i tempi, però in che modo, che cosa, non lo so e non sta a me deciderlo.
dico solo quello che sento e penso. Grazie professoressa, peraltro mi ricollego proprio all'aspetto della rappresentanza femminile nel mondo della Chiesa. Proprio il programma dell'Agorà di quest'anno ha previsto come ospite anche nel corso di questo percorso Pensare a Femminile, scusate, la partecipazione di Suora Alessandra Sberilli, sottosegretario al Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano. Sarà qui con noi, doveva essere con noi venerdì prossimo, però proprio per importanti impegni in Vaticano l'incontro è stato rinviato, ma come parlavo anche con gli organizzatori, di pochi giorni, quindi è un modo per dire che c'è effettivamente... Sì, posso aggiungere una cosa, Fabrizio? Nella mie sottolineature, c'era anche oggi ma non ho avuto tempo, c'è il sensus fidei, il senso della fede del popolo. Se non cambia nel popolo qualcosa, e la Chiesa neanche può essere pensata soltanto dai vertici. Se il Papa fa un'enciclica che nessuno raccoglie, e quella cade un po', cade morta, nel senso che non viene. E quindi il respiro della Chiesa è importante. Se non c'è questa convinzione nella base, e vi assicuro che in grandissima parte della base non c'è. Io ricordo 10 anni fa, 20 anni fa c'era una donna che portava la comunione e uno disse: io non la voglio da lei. Quindi vuol dire che la mentalità di base, non parliamo delle femministe né delle intellettuali, di base della Chiesa ha ancora da correre. E quindi il Papa è anche il segno di unità di questa Chiesa in questo momento con questi fedeli, insomma. Ecco. Grazie. Luana, prego. Chiedere come si può alla gioventù di oggi, alle ragazze di oggi, far conoscere, far amare Maria, serva umile sottomessa a una generazione come quella di oggi. Difficile da far capire, da spiegare, infatti le chiese sono vuote, i giovani non ci sono. Difficile come figura. Quale può essere un mezzo per fare amare questa figura, questa mamma? Ma non lo so, io non credo che proprio non la amino, perché alla fine quando ci sono dei problemi, quando ci sono delle sofferenze, vedo molta gente che alla fine si rivolge a Maria, quindi è un atteggiamento. E poi c'è un giusto rifiuto di Maria, come ha detto lei. Intanto io mi ricordo sempre, donna del silenzio, beh, c'ha 6 frasi nel Vangelo e Giuseppe non ce n'ha una. Io non ho mai sentito dire che era Giuseppe l'uomo del silenzio, per dire. Quindi ci sono delle cose che non sono state messe in evidenza. Io nel mio piccolo ho cercato di fare anche questo, insomma, perché Maria cercato di presentarla come la immagino io e come in parte ci viene presentata, insomma, una donna di grandissimo equilibrio anche umano per sopportare quello che ha sopportato e per vivere con quel figlio, per avere anche una sua autonomia, perché un'altra cosa che a volte mi stona un po', no? Di Maria è la prima discepola, è discepola nel senso che certamente tutti siamo discepoli di Dio, ma Maria non va presso agli apostoli e agli altri, lei fa la sua vita, perché ognuno ha da Dio la sua vocazione, lei è amata da Dio, la sposa di Dio segue la sua strada, il figlio è ora che va via, quando decide di andare a fare la sua missione, e va alla sua missione. Cioè, una volta che lei raggiunge, si dice: c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, ma proprio quell'episodio là dimostra che non ci andava sempre. Lei non ci andava, faceva le sue cose. Quello che le sembrava probabilmente fosse la volontà di Dio su di lei. Quindi, poi un'altra autonomia, per esempio, quando l'angelo le chiede, insomma, le fa l'annunciazione e chiede il consenso, non risulta che lei ha chiesto il parere di nessuno, né del rabbino, né del padre, né della madre. E pensa il contrasto con Salomè, per esempio, che è un adolescente dello stesso periodo, più o meno quell'età, diciamo, e che va a chiedere alla mamma, dimostrando che il cordone umbilicale dalla madre non è stato tagliato, come cosa deve chiedere a Erode dopo aver ballato. Quindi è una posizione, due donne dello stesso periodo, ma assolutamente diverse. Maria qui risulta personale, autonoma, lei sa che è lei che deve dire di sì, questo non lo so. Quindi questo, poi il consenso,
Oggi si rivendica da parte delle femministe, non oggi, ormai sono un secolo almeno, vabbè, l'aborto. L'aborto è una cosa che nessuno vuole e che dispiace a Dio come dispiace a noi. L'aborto contiene in sé una domanda, un'esigenza, che è come se tutte le donne dicessero: mi piacerebbe che invece di fare un figlio senza volerlo qualcuno me lo chiedesse e io fossi libera. Ora purtroppo la vita non è così, perché a volte lo è, a volte no, a volte ti chiedono il consenso, ce l'hai la possibilità, a volte no. Però Maria l'ha avuta questa possibilità, quindi è come indicarci una strada in cui in futuro tutte le donne, quando questa rivoluzione sarà compiuta, potranno avere un figlio nella misura in cui qualcuno lo chiede, il mondo attorno lo vuole e loro potranno dire di sì. Ecco, quindi ci sono tanti segni di autonomia, di libertà, di intelligenza, è vero, che credo vadano raccolti e piano piano aiutare queste ragazze. Ma per il resto, ripeto, vedrà che ci vanno anche da sole. Grazie. Volevo chiedere, in questo universo mariano, anche nell'umanesimo mariano, tu hai letto tanti libri, sei un po' documentata, che idea ti sei fatta della figura di Maria? Per dirla anche alla maniera di questo tempo. Beh, pensavo un po' di averlo detto. Questa donna che conosce, secondo me ci farà delle sorprese ancora. Tenete presente quanto tempo ci è voluto per dichiararlo immacolata, per l'assunta. Ci sono delle cose di Maria che secondo me dovremmo ancora scoprire. E per il resto c'è stato una mentalità androcentrica, è inutile negarcelo, che ha coperto lei e tutto il ruolo femminile. Perché quando si legge Cristo è apparso per primo a chi? A San Pietro, agli apostoli, mentre sappiamo benissimo che è apparso per primo alla Maddalena, per esempio. Quando si dice erano tot persone, senza contare le donne e i bambini, e che ne sappiamo quante volte c'erano queste donne e questi bambini e non si sa perché non vengono a catasto, non vengono contate. Ecco, quindi Maria è un po' nascosta nelle pieghe della storia. Io credo che sta venendo avanti in maniera fortissima, qualcuno dice anche troppo, le apparizioni, però è difficile muoversi bene in questo campo, anche per me, perché nessuno sa qual è bene la verità. Però da Maria in qualche modo ci si deve andare, non per motivi razionali, neanche bastano quelli dottrinali. Maria attira con la bellezza e col profumo. È come una persona pura, non dico solo nel senso genitale, pura. Ti attira e basta, tu non lo sai e non lo vuoi neanche sapere il perché, perché quasi quasi se lo viene a sapere si dissipa quella bella sensazione che hai avuto, come nel mito, se giri a vedere il tuo amato scompare. E quindi io aspettiamo, vediamo, ne vedremo delle belle. Grazie. Buonasera. Ho perso un punto, forse più di un punto, quando lei parlava della reciprocità. Ho capito bene, la reciprocità è come dell'amore del figlio verso la mamma e della mamma verso i propri figli, o si riferiva a qualcos'altro? Sì, anche quello, ma in generale è più ampio, riguarda tutti, anche due donne, un uomo e una donna, un papa e un semplice fedele. La reciprocità è la relazione all'altro che non si accontenta solo, come ho detto prima, dell'elemosina, del paternalismo, dell'amore, cioè io do e non so, no, ma entra nel cuore, nell'animo di quell'altro finché l'altro lo riami. E allora, quando crea questa circolarità, mi sembra che si chiami reciprocità. E quello che è stato a Maria donato è questo, da parte di Dio, questo amore per lei tale da farsi riamare, e Maria entra nella Trinità.
entra nel giro dell'amore reciproco. Senza questo amore reciproco credo che non potremo entrare. Quindi è certamente la madre e il bambino, ma non solo. E poi reciprocità indica che se l'altro è a un livello, diciamo così, tra virgolette, inferiore, può esserlo dal punto di vista culturale, può essere dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, la reciprocità va al di là, cerca di innalzare l'altro al proprio livello, insomma di fare in modo che nessuno sia schiacciato al di sotto. Certo non lo si può realizzare con tutti, però è, come ho detto prima, è la molla dei rapporti che spinge la qualità del rapporto. Perché se io amo qualcuno ma quell'altro non mi ama, l'amore è una violenza. I femminicidi nascono da questo, quando degli uomini amano delle donne, ritengono che questo amore sia ricambiato e comunque non possa essere diversamente, e quando l'altro si rifiuta, lo uccide. L'amore che è invadente è questo, l'amore che chiede il consenso, aspetta che l'altro riami fino a che l'altro può riamare, e l'altro riama se si sente molto amato, no? E allora mi sembra che è quella che volevo chiamare reciprocità. Grazie. Ci sono altre domande? Vedo se qualche mano alzata, altrimenti possiamo concludere. Ho un'ultima domanda, la chiediamo, facciamo fare ad Artiglio, il marito, per la sua donna. E più che una domanda voglio testimoniare con quanto impegno e quale, diciamo, anche amore si è messa lì a trovare le fonti, e diciamo che per un certo periodo io avevo problemi di salute, ma vedevo lei che ogni momento che non c'era correva davanti al computer, e questo che cosa mi ha suscitato? Mi ha suscitato la voglia di meditare quello che lei scriveva, e così me lo passava e lo rileggevo, aiutavo a trovare qualche fonte anch'io, cioè mi sono lasciato coinvolgere da questa avventura, che perché non è un'avventura facile, ma è un'avventura che ci fa costruire nel silenzio, senza tanti filatteri, ci fa costruire una chiesa diversa, a partire da noi, una chiesa dove c'è la relazione reciproca, dove le gerarchie si addolciscono, dove non c'è un uomo solo al comando, perché spesso con la scusa della gerarchia si fa anche un uomo solo al comando. Invece noi abbiamo bisogno di una chiesa plurale, di una chiesa, l'ospedale da campo, ma qua pare che non l'ha capito nessuno, perché non sempre io vedo in giro. Allora pensi tu che questo lavoro possa diciamo aiutare a portare una chiesa sulla via mariana, quindi su tutte le qualità che Francesco ogni tanto ci ha sollecitato, cioè, antropologia mariana, umanesimo mariano e chiesa di Francesco? Vabbè, è un po', diciamo, una domandona. Ma è chiesa, ma io ti dico due: chiesa di periferia, le periferie, la chiesa dell'accoglienza, la chiesa della che cura, l'ospedale da campo. Nel Maria e l'antropologia mariana può aiutare la chiesa in questo senso?
Ecco, mi sembra ovviamente una domanda retorica, perché sì, sicuramente. Io invece approfitto per dire grazie ad Attilio, che veramente mi ha all'inizio stimolato a fare questo lavoro e poi mi ha aiutato in tantissimi modi e mi sta aiutando. Poi volevo dire anche che la mia sorpresa, io pensavo peggio, che uscendo un libro che fosse anche un po' critico su alcune cose avrei incontrato delle ostilità, probabilmente le incontrerò, ma ho incontrato anche tanta gente soddisfatta, dei vescovi mi hanno scritto con delle belle cose, e ieri è arrivata una lettera della Segreteria di Stato, quindi devo dire che in fondo c'è una gran parte della Chiesa che vuole andare avanti, che è positiva, che è disponibile. Sul sito ci sono state, ci ho messo delle recensioni, qualcuna di qualche sacerdote, davvero non me l'aspettavo, insomma, ma ha letto tutto e ha dato, ha mostrato un'apertura, un'intelligenza e una saggezza encomiabili. Quindi ci facciamo tutti tantissimi auguri, e poi ringrazio voi, questo posto molto bello, quando sarà completato sarà davvero un gioiellino. Don Fernando è stato prezioso, perché qua mi sembrava di stare negli studi televisivi, invece stavamo a Termoli, è vero. Fabrizio ha fatto la sua parte magnificamente, e poi un grandissimo grazie al nostro, è un nome, Primiano, è un nome che so, ma è piuttosto raro, e veramente ci ha accompagnato fin qui e domani ci riporta, a noi sembra eroico, quindi grazie tantissime. E poi un saluto a tutti gli amici, ecco, ho citato il preside, Don Giancarlo, Don Mario qua, ci siamo incontrati, c'è grazie, ci siamo incontrati tante volte in posti diversi, è vero, anche la signora lì, quindi anche noi siamo Chiesa e possiamo andare avanti. Grazie, grazie professoressa. Io ricordo ancora il suo libro, Ben più che Madonna, Rivoluzione incompiuta, li metto anche a favore di telecamera, al momento che siamo poi in diretta televisiva, è disponibile anche qui a Termoli presso la libreria Il Vecchio e il Mare. Ancora grazie, con un applauso alla professoressa Di Nicola. E l'Agorà 2021 continua giovedì con il secondo appuntamento in cattedrale, con Cattedrale sotto le stelle, concerto di musica sacra e visita guidata a cura della Commissione Musica Sacra, Associazione Pietrangolare e Molise Wow. Qui invece dovevamo vederci venerdì, come accennavo prima nella mia considerazione, con suora Alessandra Smerilli, sottosegretario allo sviluppo umano integrale in Vaticano, ma proprio per impegni presso la Santa Sede è stato necessario posticipare questo incontro. Nei prossimi giorni avviseremo sui vari canali social, sui giornali, ovunque, la nuova data, e noi qui in Piazza Sant'Antonio ci rivedremo martedì, scusate, è stato l'aperitivo, forse ho esagerato, allora ci rivedremo qui in Piazza Sant'Antonio martedì 27 con quello che doveva essere il primo incontro del percorso Pensare al Femminile. Qui con noi ci sarà Rossana Virgili e il tema della serata sarà questo: i fondamenti biblici di una Chiesa che si coniuga a noi. Quindi vi aspettiamo nuovamente, ricordiamo che la partecipazione è gratuita, l'invito è aperto a tutti, su tutti i canali della Diocesi è possibile prenotarsi proprio per organizzare poi i tavoli e l'aperitivo. Grazie ancora e l'appuntamento quindi al prossimo incontro, grazie ancora alla professoressa Di Nicola e a tutti voi che avete partecipato, con un caloroso saluto anche da parte del nostro vescovo Gianfranco De Luca. Buonanotte a tutti. La professoressa Giulia Paola Di Nicola, ospite dell'Agorà 2021 della Diocesi di Termoli Larino. Un intervento che si è inserito nel percorso Pensare al Femminile e dal quale ha preso spunto anche per il suo nuovo libro dedicato alla Madonna, che è un libro che ha un sottotitolo provocatorio.
una rivoluzione incompiuta. Questo, in base a questo, cosa si può osservare? Si può osservare che la rivoluzione di Maria, cioè tutto il nuovo, il mondo nuovo che è cominciato da lei nel suo grembo, nel suo corpo, e che lei ha cantato nel Magnificat, quindi il cambio completamente delle situazioni di ingiustizia da parte dei ricchi, da parte dei potenti verso gli impotenti, questa rivoluzione è stata annunciata ma non è ancora compiuta. Siamo in un mondo ancora ingiusto, la differenza in tutto il mondo tra ricchi, poveri, tra persone colte e persone che sono rimaste analfabete, e quindi tra la distribuzione di tutte le risorse è ancora fortemente ingiusta. Questo significa che abbiamo ancora bisogno di Maria che ci aiuti. Lei è stata vista come la madre, la donna partoriente, perché partorisce continuamente con Gesù, che partorisce pure sulla croce il mondo nuovo, così anche lei nella sofferenza, un parto è sempre sofferto, partorisce un mondo nuovo grazie a noi. Una considerazione che riguarda anche il mondo della Chiesa e il ruolo delle donne all'interno anche delle strutture. Sì, si sta facendo diversi passi. Papa Francesco sottolinea sempre che bisogna studiare ancora di più in questo campo. In questo senso il mio libro è stato anche uno studio in risposta, se vogliamo, e sta cercando anche di togliere alcuni ostacoli, per esempio la lettura del Vangelo da parte delle donne, che prima non si poteva fare, e quindi lui sta facendo molto, ma anche mettendo delle donne nei dicasteri. Certamente il mondo contemporaneo, soprattutto quello occidentale, è in grande fermento, un grande rifiuto di tutto ciò che è del passato, sa, distantio. Quindi credo che si debbano fare ancora tanti passi avanti e che Maria possa esserci di guida, non solo Maria devozionista, ma anche condottiera di un mondo nuovo. Un punto di riferimento. In che senso? La nostra vita. Maria, certo, un punto di riferimento e anche di grande dignità della persona umana, perché a lei è stato chiesto se voleva avere un bambino, lei è stata amata da Dio, l'angelo l'ha chiesto, e quindi e il suo sì è stato libero, autonomo, senza ascoltare nessun rabbino, nessun direttore spirituale o che, e quindi era una donna che, nonostante le condizioni arretrate dei popoli antichi, compreso quello ebraico, in cui le donne avevano quasi zero diritti, e ciò nonostante lei rappresenta per tutti noi, come hai detto tu, un grande punto di riferimento dal passato al futuro.